persona che spero sia proficua, franca, leale. Sappiamo che ci sono delle differenze di vedute, ma sappiamo che c'è una coincidenza di interessi, che è quella di far funzionare la giustizia e soprattutto di assicurare tutti che l'indipendenza della magistratura, sia giudicante che requirente, è un valore non negoziabile, sul quale io per primo ho impegnato e impegnerò da sempre la mia parola. Aggiungo che, malgrado l'impegno gravoso del G7 che io dovrò presiedere a Venezia da domani, riuscirò l'ultimo aereo di venerdì ad arrivare a Palermo per portare il mio ossequio e anche il mio piccolo contributo all'Associazione Nazionale dei Magistrati, naturalmente anche per chiarire alcuni equivoci che possono essere sorti da notizie non del tutto precise. Quello che auspico è proprio un dialogo costruttivo, sincero. Non dobbiamo nasconderci le differenze, in una democrazia queste sono assolutamente fisiologiche. Noi abbiamo degli impegni verso l'elettorato, ma abbiamo anche degli impegni nei confronti dei nostri padri costituenti e anche nei confronti della nostra tradizione. E questa tradizione vede in primo piano, ripeto ancora una volta, non negoziabile, l'assoluta indipendenza e autonomia della magistratura giudicante e anche requirente.